sarà un segnale tipo scatenate l'inferno. Esatto. Da... Ah, ok. Ok. Puoi partire quando vuoi. Ok, allora, buongiorno a tutti e tutte e benvenuti e benvenute allo stand dell'Università di Torino. Io mi chiamo Federico Tafuni, sono uno studente del Master in Giornalismo di Torino e questo è il mio primo evento che modero, devo essere sincero, e sono veramente onorato di farlo insieme a Christopher Cepernic, che tra le mille qualifiche che ha all'interno di Unito oggi viene in quanto direttore scientifico del Master in Giornalismo Giorgio Bocca, e Alessandro Cappai, giornalista freelance e coordinatore dell'Online News Association Local Italia. Sì, siamo contenti anche noi di farti da, come dire, a tenerti a battesimo. Grazie mille. Grazie. E doveva esserci anche Marianna Bruschi, digital editor della Stampa, ma purtroppo non è potuta venire oggi. Però la salutiamo comunque. E salutiamo anche tutti quelli che ci stanno guardando in diretta in streaming. Allora, oggi parliamo di un argomento che, diciamo che se uno dovesse fermarti per strada, diresti, ah beh, sì, so che cos'è l'intelligenza artificiale, poi se lo deve spiegare, diciamo che andrebbe un po' più in crisi. E ne parliamo in particolare per quanto riguarda l'utilizzo all'interno dell'editoria e dei giornali, del giornalismo, insomma, da tutti gli attori all'interno del giornalismo. E la prima domanda che farei a tutti e due, perché magari una cosa per noi che siamo all'interno del settore è quasi scontata, però che cosa si intende per intelligenza artificiale applicata al mondo del giornalismo? Non so chi vuole iniziare. Comincio come vuoi, Ale. Sì, ma inizia tu. Ma allora, sentiamo poi cosa ci dice Alessandro, che è comunque un elemento importante di innovazione nel nostro master. Allora, se io dovessi dare una definizione di che cos'è l'intelligenza artificiale applicata al campo del giornalismo, mi vengono in mente due cose. La prima è sicuramente il machine learning, il fatto che le macchine, ciò che sostanzialmente oggi fa parte della nostra vita quotidiana, dal computer allo smartphone, a software per fare qualsiasi cosa all'interno della nostra quotidianità anche lavorativa, bene, di fatto hanno imparato a addestrarsi, cioè gli esseri umani addestrano le macchine a imparare, e quindi a usare l'intelligenza artificiale in un campo di riferimento significa usare macchine che sostanzialmente diventano intelligenti. Il secondo elemento che mi viene da dire è l'automazione di processo. Nel caso del giornalismo stiamo parlando appunto di automatizzare alcuni processi fondamentali e nel campo della produzione delle news e nel campo della distribuzione delle news e quindi dei contenuti. Questo significa, lo vedremo magari e chiederemo ad Ale di aiutarci a capire cosa questo significhi concretamente, però all'interno dei processi di notiziabilità avere una macchina che sta cominciando a pensare vuol dire che comincia a fare delle cose, a occuparsi di questioni delle quali fino a un certo punto si sono occupati più o meno giustamente i giornalisti. Quindi si tratta di capire come integrare oggi di qui in avanti la disponibilità di intelligenza artificiale con la disponibilità di professionalità dei giornalisti all'interno delle redazioni. Quindi, per passare la palla ad Ale su questo, per vedere se può completare l'idea che io ho di intelligenza artificiale applicata al campo, io direi che oggi siamo di fronte a questo problema. L'intelligenza artificiale è quella cosa che sta cambiando il paradigma nel modo di produrre informazione e di distribuirla. Quando intendo cambio di paradigma non intendo semplicemente una trasformazione, un cambiamento. Cambio di paradigma è qualcosa che ci porterà, a mio modo di vedere, inesorabilmente a rivedere il modo con cui le notizie saranno prodotte, sono già distribuite sulla base algoritmica, per esempio, poi magari ci confronteremo su cosa questo voglia dire dal punto di vista del valore pubblico della notizia, e quindi come anche a consumare le notizie, perché anche da questo punto di vista il cambio non è di poco conto. Oggi noi fruiamo non più tanto di formati quanto del singolo valore della notizia, cioè siamo passati dalla centralità del giornale, dalla centralità del contenitore alla centralità dell'unità minima, cioè della notizia. Questo appunto è un cambio di paradigma, vuol dire vedere le cose da una prospettiva sostanzialmente opposta a quella precedente. Però magari Alessandro su questo può aiutarci a... No, io sono assolutamente d'accordo, ti direi con una provocazione che l'intelligenza artificiale non cambia il giornalismo. Se
se, come credo fortemente, il giornalismo è un metodo. Quindi un fatto che attraverso la verifica arriva un pubblico, è un po' come il grave che cade a 9,8 metri al secondo quadrato, è una legge e non cambia il giornalismo. Sono molto d'accordo per quanto riguarda invece quello che ha detto, su quanto ha detto Cepernic e Christopher prima, perché cambia i giornalisti e cambia i giornali. Ok, in questa mia ormai idea tripartitica che è meglio parlare di giornalismo, giornalisti e giornali e non mettere tutto insieme perché altrimenti si fa pasticcio. Quindi sono molto d'accordo e ho portato proprio qualche esempio perché cambia i giornalisti, in quanto va addirittura su l'intelligenza artificiale, per esempio, applicata al lavoro dei giornalisti, va su addirittura a sfatare certi falsi miti, e dopo lo vedremo. Cambia imparando anche l'approccio su certe notizie, perché per esempio ne coglie il sentiment, e quindi ti aumenta, ti dà già qualche indicazione rispetto per esempio al lavoro di comunità. Ma per non andare troppo sul pratico, io adesso chiederei al nostro tecnico di mettere il picture in picture, così vi faccio vedere qualche esempio. Parto dal Globe and Mail. Il Globe and Mail è la più grande testata canadese, che peraltro sta lavorando con una grande attenzione sia il rapporto con la comunità canadese, sia anche espandendosi e facendo concorrenza sulle notizie calde anche ai colleghi statunitensi. Se non cado, allora il Globe and Mail, per esempio, applica l'intelligenza artificiale alla costruzione della sua home page, e qui sfata per esempio due miti. Uno va contro quello che si diceva prima, va quasi contro la debordanza dell'algoritmo rispetto alle notizie, perché per esempio Sofi, che è la loro piattaforma che ne costruisce la home page, considera la notizia e la posizione in home page non più sulla schiavitù dell'algoritmo, ergo l'eco, cioè quello che i lettori leggono di più, ma rispetto al valuable della notizia, quanto potrebbe produrre abbonamenti. Che cosa vuol dire? Quanto interessa di più? Ci dicevano i colleghi del Globe and Mail, per esempio, che assolutamente in modo anti-intuitivo, una volta si trovarono in apertura di sito un'inchiesta sulle carceri in Canada, non tanto perché fosse quella che, oh mio Dio, ha preso più click, forse lì avrebbero trovato anche loro una notizia di infotainment, ma perché quella che in base all'algoritmo rispondeva di più all'attenzione che in quel momento lì c'era su una questione di attenzione alle condizioni, diciamo, di sicurezza, controllo e repressione in quel paese. Quindi anche lì l'intelligenza artificiale si sta rivelando, per certi versi, senza volerne fare ovviamente l'esegesi, quasi un anti-algoritmo, cioè qualcosa che riesce a prevedere, tant'è che è un filtro precedente, una lettura in mezzo all'algoritmo. Sui giornali locali, per esempio, vediamo se il mio mouse riesce a riprendersi dal suo coma. I giornali locali, per esempio, stanno utilizzando l'intelligenza artificiale per capire, per esempio, quali possono essere le criticità e gli attriti nella discussione pubblica, per esempio sul fronte razziale. Si vede se cominciano a esserci delle tensioni in una comunità verso alcuni argomenti, e questa cosa, con un approccio di machine learning che può appunto intervenire, indirizza il lavoro del giornalista rispetto a degli ambiti da indagare, senza essere invece schiavo dell'algoritmo che ti direbbe no, quella roba lì sta facendo più click. Scusa, prego. No, volevo soltanto dire che questa è una cosa
molto interessante, perché a volte c'è quasi come, non so, una macchinizzazione dei giornali e dei giornalisti, che per logiche appunto di marketing alla fine fanno delle scelte quasi che sono più simili a quelle che farebbe un algoritmo e non quello che farebbe una persona in quanto anche professionista del giornalismo. Invece questo caso in particolare del Globe and Mail, che non so se fa qualcun altro. Sì, no, infatti tu. Adesso vi porto anche altri esempi, ma... Però è molto interessante perché appunto cambia un po' quella che è un po' la tendenza di alcuni giornali. Penso per esempio al giornale in cui ho fatto io lo stage, senza fare assolutamente nomi, però c'era un po' la cosa di mettere in home page quello che poteva essere, diciamo, l'argomento più cliccato, la notizia più cliccata, e non magari quella più importante, che ha più valore, che effettivamente poteva essere una notizia importante. Su questo, naturalmente, se posso integrare, dobbiamo sempre tenere in considerazione, allora, ovviamente cogliete un punto entrambi, cioè la tensione possibile fra una logica algoritmica di tipo preferenze, no? Assecondare le preferenze del lettore, a una logica differente che è quella di notiziabilità. Va detto che l'algoritmo, quando si parla di algoritmo, l'algoritmo si scrive e non è legato a una logica soltanto. Quello che stiamo vedendo e che Alessandro ci fa vedere è che si possono scrivere algoritmi, già si fa, e quello che stiamo vedendo è un esempio, senza la riproduzione della logica di preferenza, ma la logica di notiziabilità. Sì. E questo è, secondo me, già il passo successivo, cioè scrivere software, cosa che già esiste, che riproducano una logica di notiziabilità, è quello che dicevo prima sul valore della notizia. Allora, cercare di mettere insieme, probabilmente gli algoritmi questo faranno di qui in avanti, di tenere insieme in misura, come dire, equilibrata, l'attenzione, la capacità di attenzione del lettore ad acquisire quel tipo di contenuto e a salvaguardare un valore di fondo della notizia che è pubblico. Non dimentichiamo, la notizia non è un prodotto qualsiasi, come non lo devo dirlo a voi, insomma, ma lo ricordo a tutti, è un prodotto che ha un valore, come dire, che è correlato a quello della democrazia di un paese, quindi quello è necessariamente un valore che va salvaguardato. Io mi aspetto che progressivamente l'algoritmo del quale parliamo non sia un algoritmo di piattaforma di tipo Facebook, Instagram, che riconosce la centralità di un contenuto per riprodurlo a seconda del successo che ha, ma che tenga insieme l'interesse di chi lo legge e il valore pubblico dell'informazione che deve, il contenuto che deve essere condiviso. Ma guarda, e su questo ti aggiungo i due sense. Sai qual è la metrica che secondo me in modo molto positivo si sta innescando, che finalmente stiamo arrivando anche in una logica di mercato, perché i giornali quello fanno, poi dobbiamo decidere cosa fanno i giornalisti, cosa fa il giornalismo, ma i giornali quello fanno. Se la metrica diventa, come lo è per esempio per i canadesi, il numero di abbonamenti e il numero dei click, tu hai già risolto la questione. Perché? Perché tu non solo devi mettere la notiziabilità, una notizia per la quale tu sei costretto a pagare, quindi la call to action non è più like, share, ma pay, che ragazzi è un po' una cosa un po' più impegnativa, perché è forse l'ultima delle azioni che vorremmo fare, no? Cioè, obiettivamente arrivi a pagare quando proprio hai un interesse o quando tu fai assumere a quel contenuto il valore che ti chiedono. Ecco che se tu... Perché Sophie, per esempio, il machine learning e l'intelligenza artificiale che c'è sotto Globe and Mail è efficace? Perché guardando a quella comunità rende la notiziabilità tarata su quello che io leggerei fossi in Canada, a Toronto, e appartenessi a quella comunità di lettori. Quindi non mi interessa poco di quali sono i numeri di click che fa che fa Dua Lipa, ma mi interessa sapere che pagherei per l'inchiesta sulle carceri. Lì certo vai incontro abbastanza in un modo antitetico rispetto al volume e al rumore anche che è stato fatto almeno negli ultimi 10 anni, e su questo sono molto d'accordo con te quando parlavi di cambio di paradigma, cioè cambi le regole, proprio cambi il campionato, stai cambiando le regole del gioco. Il tema vero è capire quando alle regole del gioco si adattano i giocatori, e qua poi se vuoi entriamo in un'altra questione, perché per esempio
qui vi faccio due esempi e chiedo sempre al nostro tecnico di se può farmi il picture in picture. Qua ci sono due esempi che secondo me sono molto interessanti e qua spostiamo l'attenzione tra dai giornali e i giornalisti e quindi c'ho sta intelligenza artificiale e che me ne faccio? Mo te lo spiego. Allora, per esempio abbiamo questo esempio molto bello che arriva dal Sud America, dove utilizziamo questo esempio, questo tipo di esempi ne troveremo sempre di più perché applicano l'intelligenza artificiale alle immagini satellitari, no? Abbiamo visto adesso anche con la questione di Mariupol delle immagini sull'acciaieria eccetera, le immagini satellitari che arrivano anche in open source da su alcune piattaforme attraverso intelligenza artificiale si possono valutare, cioè tu non ti metti più lì a controllare qual è lo scenario, ma sono loro che danno delle indicazioni. Esempio: da questa mappatura di immagini satellitari, per esempio, sono riusciti a trovare delle miniere abusive in piena sierra in Amazzonia. Ora, aiutano i giornalisti perché hanno una capacità non solo di calcolo, ma anche di apprendimento molto più rapida di qualsiasi umano. E qua siamo quasi al nerdismo, no? Cioè uno strumento tecnologico in più e va bene. Ma quest'altro esempio, che invece arriva dalla Nation, è secondo me ancora più interessante. Con la scansione intelligente di documenti relativi ai certificati elettorali, a tutta la documentazione elettorale nelle elezioni argentine, la Nation è riuscita a indagare in quali condizioni certe aree si stavano muovendo le organizzazioni politiche, quindi chi rispettava le regole, chi falsificava le firme, chi mandava le cose nonostante delle informazioni parziali. Ma qua la cosa interessante è che la Nation, così come fece ai tempi del data journalism, per acquisire i dati non ha chiesto alle immagini satellitari, ma ha chiesto ai cittadini di creare dei meetup, cioè chiamava la gente dicendo: portateci fisicamente dei documenti, poi noi li passiamo all'intelligenza artificiale, ma in questi momenti di confronto comunitario c'era una forma di invece di coinvolgimento e di ricerca di impatto rispetto al lavoro giornalistico che poi sarebbe nato da quel lavoro. E finisco velocissimo. Pensate che quando all'inizio della, diciamo, metà degli anni 2000, l'Argentina a un certo punto decise di chiudere un po' a livello di trasparenza, decise che ai giornalisti forniva tutti i documenti che volevano, ma li dava in PDF con delle scansioni. Per cui se tu dovevi fare per esempio dei lavori sui dati economici, dovevi riscriverteli tutti, no? Perché non potevi tirarli fuori all'epoca, adesso con l'intelligenza artificiale per fortuna e l'OCR potreste farlo, però all'epoca no, non si poteva fare. La Nazione organizzava attraverso delle, tipo non so, le università della terza età, le biblioteche, i centri culturali, dei momenti di data entry, cioè chiedeva alla gente dicendo: ci aiutate a fare l'inchiesta giornalistica e venite tutti, trovatevi tutti nella biblioteca di questo posto e ci mettiamo qua e lo facciamo noi l'Excel, mettendoci tutti insieme. Questa operazione, io mi ricordo, moderai un panel a Perugia, al Festival del Giornalismo di Perugia, con queste colleghe. Cioè, tiro fuori per esempio che banalmente tutti i dati sull'inflazione prevista dal governo erano totalmente falsati rispetto al livello dei prezzi. Posso provare a ribattere, certo, a questa botta di ottimismo? Allora, Alessandro ci sta proponendo delle applicazioni di intelligenza artificiale secondo una prospettiva,
che è una prospettiva già di ottima integrazione tra il lavoro del giornalista inteso come giornalista che scava, come soggetto forte all'interno del processo di costruzione della notizia, e il metodo, come lui dice giustamente, la parte tecnologica a supporto del metodo del giornalismo, e ci fa vedere che secondo questi casi il giornalista salva, a parte nuove competenze, nuove centralità da definire, ma sostanzialmente salva la sua centralità all'interno del processo. Io potrei richiamare tutta una serie di altri casi che posso snocciolare in un nanosecondo per non rendere noiosa la nostra discussione, nei quali questa centralità della figura del giornalista di fatto invece è attaccata dalle edizioni. È dal 2014 che Associated Press produce lanci di agenzia scritti da macchine, dove l'intervento dell'attore umano è solo ex post di verifica che la cosa non accada in questo modo. Nel 2014 il Los Angeles Times ha utilizzato un interessante esperimento di chatbot applicato al giornalismo legato ai terremoti. Si potrebbe raccontarlo, ma non abbiamo tanto tempo, però è interessante, cioè superata una certa soglia, collegando un programma, un software di narrative science ai dati dell'istituto che registra i terremoti, superata quella soglia è notizia perché la terra balla, a quel punto la notizia è in pagina dopo un minuto, meno di un minuto statisticamente, e il giornalista deve solo verificare che la cosa sia ok e farla uscire in pagina, perché è già in pagina e autocostruita. Vogliamo dire, nel 2019 è The Guardian, per non stare sempre dall'altra parte dell'oceano, The Guardian Australia pubblica il primo articolo completamente scritto, già intelligente, da intelligenza artificiale, sulle donazioni dei cittadini ai partiti politici. Quindi non un tema, prendo i dati, li metto insieme, no, c'è già elaborazione intelligente sul tipo di donazione, quanta donazione a chi, ma un anno, due dopo, forse due anni dopo, la versione principale di The Guardian produce il primo editoriale scritto da una macchina. Il tema qual è? Il tema è che cosa succederà al giornalismo quando le macchine prenderanno il posto del giornalista in redazione? Il pezzo viene scritto, pubblicato dal Guardian, non dal giornale della parrocchia, dal Guardian, al posto di un editoriale. Naturalmente, se ciascuno leggesse, cosa che magari avreste dovuto fare tu, l'articolo interamente, non minimamente distinguerebbe la scrittura di quell'articolo da quella di un articolista, salvo per un fatto che è tecnicamente molto migliore di quello che avrebbe potuto essere scritto da un essere umano. E a un certo punto credo il New York Times, qualche anno prima, forse 2015-16, pubblica un interessante test sulla sua home page, in cui chiede ai lettori di distinguere, proprio un test, se quella news prodotta dalla macchina sia prodotta o dalla macchina o da un essere umano. Naturalmente il test non dà risultati significativi, cioè il lettore non è stato in grado statisticamente, in maniera significativa dal punto di vista statistico, di distinguere una cosa da un'altra. Ora, perché vi faccio questi casi? Non per dire abbiamo bypassato il giornalista, sarebbe troppo facile, perché non è vero, però io al contempo devo sottolineare che un approccio come quello che è molto interessante, che ci propone Ale, copre metà dei nostri problemi, perché il problema del giornalista è anche in mano all'editore, e l'editore progressivamente cercherà soluzioni efficienti in momenti di difficoltà della sua impresa di rendere più efficienti alcuni processi. Di qui in avanti noi sappiamo che tutto un lavoro di bassa manovalanza, possiamo chiamarla così, nel giornalismo esiste, di bassa manovalanza nel processo di costruzione della notizia sarà inesorabilmente sostituito. Se non vogliamo vedere questo aspetto è soltanto perché non abbiamo voglia di farlo. Di qui in avanti noi dobbiamo pensare a un giornalismo in cui il giornalista fa qualcosa che la macchina non può fare. Esatto, e sono tantissime, esatto, le cose che la macchina non può fare. Ma se noi progressivamente continueremo a produrre soggetti che producono quantitativamente cose discutibili, beh, la macchina farà quel lavoro meglio e costa molto di meno. Esatto. E di lì in avanti avremo un altro problema.
però ti dico, scusa Fede, poi ti do subito la parola. Abbiamo ucciso il moderatore, dobbiamo dargli la parola, te lo dico. No, assolutamente, no, volevo solo aggiungerti, però è vero che per esempio sulle donazioni ai partiti politici la macchina lo fa meglio, perché integra e impara. Però io mi ricordo sempre, quando ho parlato con i colleghi del Bristol Cable, il Bristol Cable è un giornale meraviglioso di Bristol, fatto da dei pazzi giovanissimi, che decidono di fare un lavoro di quasi tutto di data journalism digitale e poi un meraviglioso cartaceo che esce, mi sembra, una volta alla settimana solo per gli abbonati. Il Bristol Cable fece la stessa cosa con i donatori dell'Università di Bristol. Lo fece ai tempi con, diciamo, le tecniche di data journalism, quindi con lo scrapping dei dati, ma il problema non era quello. Il problema è che loro fecero una cosa. Quando si accorsero che tra i finanziatori dell'Università di Bristol c'era anche un'industria che produceva armi, crearono il caso nella comunità dicendo: è opportuno che l'università... Perché il punto è esattamente quello. Cioè, il dato è la cronaca del terremoto, la fa meglio la macchina, cioè, la fa più veloce. E anche la cronaca della gara sportiva la fa, ma il tuo problema è che quanto ti leggi di, al di là del fatto che il Milan ha vinto lo scudetto e oggi Tafuni è anche un po' silenzioso per quello, perché ieri ha urlato come pochi, ma quanto ti leggi ancora della cronaca dopo che l'hai già vista in streaming, in diretta, in live blog, via Twitter, eccetera. Il punto è che dovrai avere dei giornalisti che fanno del giornalismo, ma che vada ovviamente un po' un passo oltre. Ma d'altra parte, ragazzi, io che ne so, vedo ancora dei colleghi che si mettono alle conferenze stampa oppure a prendere gli a margine col telefono e poi a sbobinare. Ma perché mi devo mettere a sbobinare una roba che esistono i software di trascrizione e lo fanno più velocemente? Ma e questa però, scusate, questa roba qui meglio che vengano spazzati via, cioè, nel senso, a questo punto diventa quasi una specie di, come dire, di evoluzione della, una specie di evoluzione con un'evoluzione della specie. Però da lì in poi, quando la dichiarazione, ti basta la dichiarazione? No, non serve più, perché tanto poi alla fine la dichiarazione loro te la fanno su TikTok e prendono il triplo dei tuoi lettori. Allora non me ne interessa la dichiarazione, mi serve capire, se quello che dicono è vero, cioè è vero che siamo invasi dagli immigrati? No, faccio delle verifiche, faccio del fact checking. È vero che c'è stato il terremoto, ma cosa è successo lì? Perché 3,9 Richter a mia mamma non vuol dire niente, se non che forse è cascata qualche casa. No, poi vado infatti, lì. Infatti, Ale, il problema non è quello. Il problema è che una cosa non sostituisce mai l'altra. Però tutta quella produzione che era affidata alla semplice cronaca dei dati non sarà più fatta dagli stessi soggetti. Non è che l'approfondimento successivo diventi inutile, lo sarà sempre di più, come correttamente dici tu. Il punto è non trovarsi sempre a dire o una cosa o l'altra. Non solo. Di fatto accadranno entrambe. E nel giornalismo post-industriale bisogna dire che valore diamo, per esempio, a loro, giovani giornalisti, che fanno quel lavoro lì, perché è ovvio che loro escono dal mercato, quindi parliamo di giornali, editori, se quel lavoro lì non viene pagato. Perché se tu, per mandare Federico, che lo può far benissimo, a superare un tweet o a superare un TikTok o a superare una diretta Facebook e verificare, ci mette di più, non ha machine learning che tenga e deve stare magari lì a farsi un quarto d'ora, 20 minuti solo per cercare delle verifiche in qualche archivio. Assolutamente, io non ho voluto entrare a gamba tesa perché vedo che, insomma, la discussione è molto sta portando davvero a tante cose molto interessanti che effettivamente nemmeno io conoscevo. La cosa che dei articoli scritti da macchine, del fatto che le persone non riescono nemmeno a distinguerle, mi ha subito fatto pensare a Io Robot con Will Smith. Devo dire che un po', quando vedo queste cose, non so se essere contento o spaventato, magari un po' tutti e due. Abbiamo parlato quindi molto dei benefici che
che l'intelligenza artificiale può portare. Abbiamo anche un po' introdotto qualche rischio, non lo so, dipende poi anche tanto dai punti di vista, ma secondo voi ci sono anche dei rischi? E se ci sono dei rischi, quanto sono, ecco, perché appunto abbiamo già introdotto un po' che spazio ci sarà per i giornalisti, quindi cosa vorrà dire per il mercato del lavoro giornalistico l'intelligenza artificiale? Quindi questo magari può essere un rischio, se ce ne sono, quali sono gli altri? Allora, comincio con un rischio e poi vediamo quanti ne troviamo insieme. Allora, il primo rischio che io vedo, e questo è sostenuto dai dati, c'è un report molto interessante della London School of Economics, del professor Beckett, che ha fatto un'indagine su 71 news organizations in tutto il mondo, sostanzialmente, e dimostra quello che in realtà chiunque di noi aveva in mente, cioè quello che temiamo tutti, e cioè che l'elemento di innovazione, l'intelligenza artificiale dentro l'editoria, tendenzialmente viene portato senza strategia. Ecco dove il rischio. Il rischio è che quando l'editore porta una innovazione dentro la sua impresa e lo fa senza strategia di lungo periodo, vuol dire che non sa perché sta facendo quello, o peggio, che lo sta facendo non per ragioni strategiche ma per soluzioni tattiche. Cioè sta immaginando di risparmiare sugli investimenti futuri. Cioè quindi sta immaginando di tagliare sul lavoro dei giornalisti sostituendo. Allora, questo è il principale rischio. Il principale rischio è la mancanza di strategia, perché se si lavorasse l'intelligenza artificiale dentro i campi che devono essere innovati con strategia, beh, si saprebbe che cosa si vuole realizzare nella propria redazione da qui a 10, 15, 20 o 30 anni. E allora l'investimento che viene fatto viene visto in una prospettiva, che è la prospettiva di responsabilità, cioè di integrazione tra la logica professionale, che giustamente Ale mostra con questa chiarezza, e poi anche quella di efficienza economica, perché adesso non scherziamo, la sostenibilità, il modello di business è poi quello che consente ai giornali di far lavorare i giornalisti e i lettori di avere le notizie, quindi noi non stiamo parlando della puzza di zolfo, della coda, del forcone, del demonio, stiamo parlando della benzina, del motore dell'informazione. Allora, se noi siamo in grado di stimolare, non credo con i talk purtroppo, ma se trovassimo il modo di stimolare una costruzione di strategia per l'editoria informativa, allora avremmo risolto un rischio. Fin tanto che questo non accadrà, io vedo questo come un grosso rischio, perché dovendo sostituire in qualche modo tirare la carretta, il rischio è che l'intelligenza artificiale risolva problemini e spesso di efficienza economica piuttosto che di miglioramento, e dico, sottolineo, di miglioramento della qualità professionale di lavoro del giornalista. Io sottoscrivo tutto, perché in realtà tutte le innovazioni che noi abbiamo visto affrontare in questi anni, per quello che ho esordito dicendo, dividiamo sempre i tre ambiti, no? Giornalismo, giornalisti e giornali, perché altrimenti mettiamo tutti insieme tutto e sembra che è colpa di tutto e colpa di nessuno, però in realtà li abbiamo sempre affrontati, lato giornalisti come dei nerdismi, qualcuno che voleva far carriera perché sapeva fare prima, che ne so, sapeva programmare in Python e quindi calcolava meglio i dati prima di altri colleghi, qualcuno che sapeva montare un video in 360, allora andava a fare un po' l'arrogante in redazione. In realtà ci deve essere. Se il giornale è ancora strutturato in modo industriale, ancorché esista ormai da anni una letteratura che dica che siamo nella fase post-industriale anche del giornale, bisogna che ci sia una strategia. Quoto 110% quello che ha detto Christopher. Lato giornalisti, secondo me dobbiamo trovare il modo, non per, la dico malissimo, infognarci con questa cosa, ma trovarne un alleato. Cioè non appiattirci sul fatto che io so che esiste questa cosa, allora mando il curriculum dicendo sono esperto di intelligenza artificiale, assumimi, ma trovare invece, sapendo che alcune cose possono farle le macchine, trovare un modo per affiancarmi a quel lavoro lì. Perché la macchina, per esempio, appunto, riconosce il senso di un testo, scriverlo può scriverlo, ma sicuramente annoia, perché non sa che cos'è il ritmo, perché questa cosa qua
vedo che dall'altra parte c'è una testa che traballa. Io voglio vederla un'intervista che cambia con il faccia a faccia. Magari manca di empatia, questo che poi è una cosa molto importante, io me ne sto rendendo conto studiando. Io ho conosciuto molti mestiere. Giornalisti senza alcuna empatia. Questo assolutamente. Esatto, e quello è il tema, ma infatti sto dicendo come puoi affiancarti, cioè trovare, esatto, perché sapendo che tanto la cronaca la fa qualcun altro, io cerco di fare una cosa che sia un'altra cronaca. L'altra cosa che secondo me invece sarà molto importante è questi dati, chi li ha, chi li conserva e dove sono. Perché se è vero come è vero che l'intelligenza artificiale ha bisogno di dati per imparare, bisogna capire che poi chi la usa sia consapevole che questi dati vanno protetti e non lasciati, come dire, così un po' alla mercé. Terza cosa, che invece è una cosa che a me sta incominciando un po' a mettere ansia, è l'archivio. Cioè, la memoria storica di un giornale o di un media outlet, soprattutto se digitale, bisogna cominciare di una memoria storica bisogna iniziare a preoccuparsi, perché esempio straclassico, c'è della letteratura, c'è un podcast molto bello, Primavere Arabe, si arriva ai server di quasi tutti le testate alternative che coprivano la rivolta di Piazza Tahrir, si prendono i server, si distruggono, non c'è più una foto, ok? Se la foto è su Twitter è del signor Musk dall'altra settimana, quindi dobbiamo incominciare a pensare che noi abbiamo la dichiarazione ancora della Comune di Parigi, però non abbiamo pochissime foto delle rivolte in Piazza Tahrir. Questa cosa qui è il lavoro di archivio, il lavoro di un sociologo, di un antropologo che può fare a fianco al giornalista, secondo me sono le frontiere che dobbiamo invece incominciare a esplorare. Ecco, quindi forse un lavoro appunto di commistione tra uomo e tecnologia, che effettivamente è quello che poi spaventa non soltanto nel giornalismo ma in tutti gli ambiti, cioè la paura che le macchine tra virgolette ci sostituiscano, e quella è proprio una paura che c'è soprattutto da parte di magari generazioni che stanno adesso lavorando e stanno vedendo magari togliere qualche responsabilità, qualche mansione. Però è importante, ed è appunto se si riesce ad arrivare a una commissione, forse si riesce anche a non lasciare nessuno indietro, cioè dare quindi la possibilità a giovani di entrare nel mondo del lavoro e anche di chi c'è già di, insomma, poter approfittare di queste tecnologie. Io dico solo una, secondo me la costruiamo con la consapevolezza del ruolo, cioè se il giornalista ricomincia a ragionare su quello che sta facendo, come lo sta facendo e che impatto può avere quello che fa, lì riusciamo anche a trovare almeno un piccolo bandolo della matassa. Naturalmente sono d'accordo su tutto, e anche quello che hai detto tu, Federico. Diciamo che si sottoscrive il contratto con la sconfitta quando qualsiasi campo parte da questo punto di vista in difesa. Quando cerchi di difendere lo stato delle cose di fronte all'avanzata di tecnologie di questo genere, perché capisco il rilievo che fa, io in realtà sono d'accordo con quello che lui dice, ma quando anche psicologicamente si dice fino a un certo punto la macchina può arrivare, oltre quello no, in verità non è già più così. Cioè la macchina può già sviluppare un ragionamento, lo può già fare, poi che noi non lo si voglia, l'importante è ammetterlo. Cioè la macchina lo può fare perché scrive un editoriale così come può scrivere un saggio, può scrivere un libro, può scrivere un romanzo, può fare musica. Le macchine oggi fanno musica quotidianamente, gran parte della musica che ascoltiamo su Spotify è prodotta grazie anche all'ausilio di intelligenza artificiale che cerca di riprodurre melodie che sostanzialmente possano arrivare più facilmente, e qui credo che Dua Lipa, se fosse qui con noi, potrebbe darci una mano da questo punto di vista, perché quel tipo di pop sono certo che viva di intelligenza artificiale oltre che di
dell'intelligenza umana e dell'integrazione tra le due. Il punto è non partire in difesa su questa cosa. Noi avremmo sempre comunque un ruolo, ma dipende. Cioè, dipende da che ruolo ti dai, e qui io, il finale di Ale secondo me è perfetto, cioè dice dipende dalla definizione di ruolo che ti dai, ma se si parte in difesa dicendo proteggiamo comunque la figura perché quella è la figura che noi vogliamo essere, bene, la macchina insieme all'editore, ma vi dico di più, senza creare mostri, il pubblico, il lettore non cercherà più qualcosa che non gli è utile, qualcosa che in realtà non gli risolva un problema. Se il salvare il giornalista tradizionale diventa un problema per il lettore, lo dico in maniera strampalata, ma insomma se leggere 150.000 battute di ragionamento è troppo per il 99% del lettore, tu puoi continuare a farlo quello per lo 0-1, lo devi continuare a fare, ma devi sapere che sarà per lo 0-1 dei possibili lettori. Cioè l'adattamento all'ambiente è qualcosa che si misura non sulla volontarietà di salvare il giornalista per come lo vogliamo, ma da quelle che saranno le disponibilità del pubblico, dell'opinione pubblica a entrare in relazione con un certo tipo di contenuto e nelle modalità in cui lo vorrà fare. E questo è un dato normativo. Cioè non è che poi lo discuteremo dicendo che ma non ci sono più i lettori di una volta, ma la gente non legge più le cose lineari, ma questo lo sappiamo già. Se non lo vogliamo vedere è un altro discorso, e questo ci obbliga, e questo, per dire, chiudo sulla questione che sollevi tu, ci sarà, è vero, ci sarà uno spazio per il giornalismo, ma lo stesso Federico che un abilissimo giornalista TikToker sa che quel tipo di linguaggio, ma io lo dico senza ridere, perché io apprezzo moltissimo il fatto che ci si possa capire l'adattabilità a un nuovo ambiente e cercare di far girare una notizia con quel codice, perché quella è la disponibilità di un certo tipo di lettori a riceverla. Forme di adattamento che prima di oggi noi non abbiamo ricercato con questa attenzione, perché il pubblico in qualche modo te lo beccavi perché c'era. Ora semplicemente basta constatare che non c'è. O c'è, ma è in qualche modo è diverso, secondo me, rispetto al fatto che, esempio praticissimo, Federico, abile giornalista su TikTok, abbiamo fatto come Futura il botto con il video più visto su TikTok del Salone del Libro, ieri abbiamo dovuto fermare le persone. Ora, c'è quel rapporto con la comunità che lui chiama 0,1%, che il Parlamento inglese ha chiamato come Local Matters, c'è una campagna del Parlamento inglese perché mi sembra una contea su tre non c'è più una voce locale che racconti quel territorio, e per il Parlamento inglese e per tutta una serie di comunità sta diventando un problema di democrazia, perché lì non hai il controllo, non hai né il terzo, né il quarto, né il quinto, né neanche il primo potere. Questa cosa qui vuol dire però che noi saremo anche quelli che andranno a fare il Bristol Cable, e fare il Bristol Cable, ve lo strafirmo, è una figata mondiale. Problema è ricambiare il meccanismo, cioè quanto il giornalismo diventa invece un problema di democrazia, per esempio, cioè quanto ci serve nel dibattito, perché poi possiamo anche venire a dirci che fatto così non serve a niente, e in certe zone posso anche dirti che c'han pure ragione, fatto diverso magari no, che non vuol dire andare a usare le telecamere come fossero dei mitra puntati, ma vuol dire magari andare a cercare quali sono i finanziatori di un ente pubblico o quali sono i nomi dei consigli di amministrazione e perché le persone stanno lì. Quindi è un cambio di paradigma, torniamo lì. Cioè il punto è che dobbiamo, non si parla più di transizione digitale, noi nella transizione digitale lasciamola agli anni 90, siamo nel mondo digitale ormai, è come i due pesci quando chiedi che cos'è l'acqua, non sa neanche più cos'è l'acqua, ci siamo dentro. Perché l'acqua? Quindi questa roba qua diamola per assodata. Il punto è che fatti nuovi assi cartesiani, dove mi metto io? Awareness, consapevolezza, dove sto? Che ci faccio io qui?
questa frase sarebbe da fine, cioè da finale, cala al sipario. Però invece voglio fare ancora una domanda, perché sei il solito ammassa gioia. Sì, esatto, io me l'ero preparata così. Sono un aspirante giornalista, quindi no, ma perché abbiamo visto tanti esempi internazionali, ma di Italia forse non abbiamo. C'è qualcosa in Italia, qualcosa si muove? No. Come è percepita nelle redazioni? No, c'è qualcosa, ci sono pagine economiche che vengono fatte già con l'intelligenza artificiale sui dati, esperienze al Sole 24 Ore, il gruppo Gedi, molta analisi dei dati. Rispetto per esempio al appunto a che tipo di articoli si leggono. Il tema è mettere tutto a sistema, cioè torniamo a parlare del fatto che, se torniamo a parlare di giornali, a monte ci deve essere una strategia, non una tattica, e questo purtroppo la tradizione industriale dei gruppi editoriali italiani fa fatica ad entrare nell'innovazione, ma non per scarsa volontà, secondo me è proprio perché forse una società editoriale più giovane bypassa certi meccanismi e li dà per assodati. Esempi di piattaforme native, Cora, Will, eccetera, che riescono, senza passare dalla transizione digitale ma da nativi digitali, ad adattarsi meglio a questo mondo. Ed è questo forse un po' il problema, perché tante volte vedono i giornali italiani adottare dei nuovi media, delle nuove tattiche, delle nuove strategie, per non abbandonarsi a certe piattaforme. Tornando su TikTok, guardiamo in America, guardiamo il Washington Post, che devo dire che per chiunque voglia fare giornalismo di quel tipo è, diciamo, l'esempio massimo, perché prende tutto quello che è la grammatica, tutto quello che è il linguaggio della piattaforma e ci porta dentro una notizia, ci porta alla fine il giornalismo, anche se magari qualcuno potrebbe dire no, ma non è proprio il giornalismo, però alla fine fa informazione. Qua in Italia, se voi aprite TikTok, magari troverete sì La Repubblica, Sole 24 Ore, il Corriere della Sera non penso, però la Gazzetta dello Sport, però non prendono veramente quelle caratteristiche che poi sono della piattaforma. Questo forse è un po', ditemi se sbaglio o meno, il passo che devono fare, cioè abbandonarsi a quelle che sono veramente le caratteristiche che, come dicevi prima tu, cambiano Ogni giorno praticamente. C'è nuovi social network, nuove anche funzionalità dei social network, e quindi si è sempre portati a dover, certo, cambiare il modo in cui si comunica e si fa informazione. Guarda, dal mio punto di vista, per andare a chiudere, dal mio punto di vista tu hai perfettamente ragione, cioè il non abbandonarsi è però qualcosa che si può spiegare. E secondo me si può spiegare dal fatto che spesso, sovente, senza voler generalizzare, ma le redazioni dei giornali italiani hanno ancora nella formazione dei giornalisti un bassissimo tasso di cultura digitale. Bassissimo. Allora, quando si cerca di fare innovazione all'interno di un'organizzazione complessa, tu puoi provare a portare dentro quell'organizzazione tutti i tipi di innovazione tecnologica che vuoi, ma se a questo non segue una innovazione di processo, cioè come tu dici benissimo, cioè se questa innovazione non viene recepita culturalmente da chi vi lavora all'interno, fare l'operazione che tu dici, cioè poter esplorare le possibilità informative di una piattaforma come TikTok, che non è che si può discutere, è ovvio che è così, cioè non è discutibile. Se qualcuno discute la questione, allora chiudiamo il tavolo, nel senso che allora sono preclusioni culturali. È evidente, come richiamava Ale, che insomma Will ha cercato di farlo tendenzialmente su Instagram, sono pochissimi giornali che hanno saputo trattare Instagram nel modo in cui andava trattato, tranne mettere foto di mazzi di fiori e cose incredibili. Allora, questo accade però secondo me per una ragione, davvero le redazioni sono ancora ostaggio di una cultura analogica, legata un po' anche anagraficamente, io credo, alla composizione di quelle
redazioni. Quindi io credo che una parte della soluzione del problema sarà il ringiovanimento di quelle. Dopodiché è anche vero che si possono mettere in redazione soggetti molto più giovani e con una cultura digitale di mia nonna. Questo è sempre possibile, però in linea di principio, questo è più probabile. Che esattamente. Sì, così anch'io chiudo. Rispetto a quello che diceva Christopher, sì, ma perché nelle redazioni questa cultura digitale, cioè l'adozione di TikTok, facciamola pratica, diventa il ninnolo del momento. Facciamo anche noi TikTok. Sì, la moda. Esatto. Il tema è esattamente quella roba lì. Cioè, se tu non tratti quella piattaforma come il nerdismo del momento, come, diciamo, la cosa esotica da andare a esplorare, perché così tuo figlio dice: papà, perché non ci siamo su TikTok, che è il dramma dei caporedattori, no? Cioè, ah, fate questo perché mia figlia mi ha detto che, o mio figlio mi ha detto che questa roba funziona, ok? Il tema però è che lo disse molto bene Emily Bell quando una volta le chiesero ma come può essere integration, come può esserci integration tra il mondo digitale e una redazione tradizionale? E lei disse: arrivo adesso a capire che più che integration dovremmo parlare di disintegration. E in realtà è vero, in questo mondo, così come l'abbiamo costruito, in certi ambiti, non generalizzo neanch'io, mettere dentro una forte spinta digitale, o la tratti come una piattaforma tipo Netflix, creo lo spin-off e li tengo lì, tipo la Garage Band dentro lì, fate quello che dovete fare. Lo fece Scalfari, per esempio, con Repubblica.it. Li prese, non li mise nemmeno nello stesso locale della redazione, perché li considerava ancora una roba che non capiva, però alla fine quello forse era l'approccio. Metterli insieme crei un attrito folle, perché sono due ambiti che parlano due lingue diverse, quindi come avere un sordo che parla con un cieco, cioè una roba che non riescono a comprendersi. Sono due codici diversi. Secondo me la logica a cui dobbiamo guardare è più la logica delle piattaforme, cioè appunto si creino degli spin-off, si prendano delle competenze e si tengano lì in una forma laboratoriale di beta. Cioè Gmail è stata in beta per 20 anni, ragazzi, e mi sembra che alla fine poi funzioni, ecco. Perfetto, direi che questa chiacchierata è stata più che prolifica, abbiamo tirato fuori molti temi che ovviamente alcune sono già in realtà, alcune sono in divenire, ma devo dire che penso che tutti quanti abbiamo imparato molte cose. Quindi ringrazio Christopher, ringrazio Alessandro, ringrazio l'Università degli Studi di Torino che ci ha ospitato in questo talk, e alla prossima. Ci saranno tantissimi altri eventi, quindi non potete mancare. Grazie a tutti e a tutti. Grazie. Grazie mille.